che le transazioni finanziarie legate al riciclaggio ammontano a circa il 2,5% del prodotto interno lordo. Quindi sono queste le cifre ufficiali che si riferiscono ai traffici illeciti. Ma oltre a guardare i traffici illeciti, dobbiamo però vedere tutto quello che succede nell'economia finanziaria oggi, perché ci sono fenomeni preoccupanti che non sono illeciti nel senso che stanno violando la legge o stanno violando, come dire, i regolamenti che questi stati si sono dati. Ci sono invece dei regolamenti che sono stati costruiti per determinare, per produrre delle estorsioni. Come li chiamate voi tutte queste manovre finanziarie aggiuntive che si fanno in continuazione nell'ambito di tutti i paesi cosiddetti indebitati a rischio di default? Grecia in testa, ma segue anche Portogallo, l'Irlanda, la Spagna, l'Italia, come si possono definire? Quando i grandi gruppi finanziari fanno operazioni speculative, le grandi banche, e anziché prestare i soldi, avere il rapporto con il debitore, ecco, cartolarizzano il debito, lo mettono in circuito finanziario, compravendono titoli, perché cercano di lucrare sulla speculazione finanziaria, non sul singolo prestito che fanno a chi ha bisogno di denaro, sia esso l'imprenditore o la famiglia, ma proprio tutto il denaro che racimolo lo investono in un'operazione finanziaria e quindi anche in traffici illeciti, per intenderci. Bene, a un certo punto, quando queste banche si sono caricate dei titoli tossici, perché il valore di questi titoli non corrispondeva alla ricchezza reale e il castello doveva crollare, ne parlavamo con Federico 4 anni fa in un dibattito, anche forse 5 anni, era la fine del 2006 a Barcellona, non so di conto, quindi 5 anni fa. Come può durare questa cosa così? Infatti non è durata. Bene, allora, quando succede questo, cosa si fa? Si fanno fallire queste banche? Per carità, allora tutti intervengono, la Merkel, Sarkozy, Berlusconi, Obama, tutti quanti i capi di Stato intervengono per procacciarsi denaro, quindi togliere denaro, salari reali o stipendi, una quota di questi salari e stipendi agli operai, agli impiegati, alla gente a basso reddito, per trasferirli alle banche che sono in difficoltà, per continuare ad alimentare, perché questo è il processo, l'ha iniziato Bush prima di chiudere la sua presidenza, l'ha continuato Obama. Ebbene, non è che poi i soldi che hanno dato circa 2.000 miliardi di dollari, ecco, non sono, non è poco, una cifra poco, 2.000 miliardi di dollari per risanare il deficit, per ricapitalizzare, diciamo così, le banche, e questi soldi non è che sono stati investiti alle banche per prestare a chi faceva un'attività imprenditoriale o alle famiglie che ne avevano bisogno, ma questi soldi li hanno immessi ancora nei processi illeciti e si trovano sempre più in difficoltà, e quindi si fanno le manovre di aggiustamento per togliere ai poveri per dare ai ricchi. Ora, questo si chiama estorsione, nel mio linguaggio è racket, è il pizzo che i delinquenti fanno nelle città del mezzogiorno e ora anche nelle città del nord, e domandano a commercianti 10%, 15%, analogamente stanno facendo gli stati. Questo si chiama estorsione, questo processo. E la cosa grave è che alla testa di questo processo ci sono le banche centrali, che dovrebbero governare la circolazione della moneta, perché la banca centrale è diventata una banca di investimento. Perché in origine, quando fu creata, almeno la nostra, il 26, c'era il fascismo, quindi, e pur non essendo una banca di Stato, era una banca pubblica, perché aveva il capitale, principalmente era il 90% pubblico, cassa depositi e prestiti, e le varie banche che poi, dopo l'IRI, la costruzione all'IRI, sono diventate pubbliche, almeno a capitale pubblico. Benissimo, con la riforma del sistema bancario che è stato fatto, tutte queste banche sono diventate, il capitale sociale della Banca d'Italia è andato in mano a banche private, quindi più del 50% è in mano a banche private. Quindi, e così è negli altri paesi, c'erano arrivate prima all'Italia.
Quindi in conclusione, la banca centrale è una banca privata. La banca privata cosa fa? Distribuisce dividendi. Quindi la funzione della banca centrale non è quella di governare la circolazione monetaria, ma quella di contribuire alla divisione dei dividendi. E quindi a un certo punto la banca centrale bisogna fare delle manovre e fare le lettere riservate. Queste manovre, andate a licenziare, a ridurre operai con in Grecia, andate a ridurre le pensioni, andate a ridurre gli stipendi, così, che ci perdiamo ancora? Queste sono le misure. Allora è chiaro che i traffici cosiddetti illeciti trovano alimento, si intrecciano per forza di cose. E il dato che il professore De Volpe è correttissimo, ma si riferisce solo a quelli illeciti, perché se guardiamo i traffici illeciti e quelli che sono nella norma di legge ci portano ad assumere il fenomeno, a vedere il fenomeno che ha avuto un'ambienza ormai internazionale. Cosa fare? La domanda che correttamente si pone, l'autore, la risposta che dà. Bisogna costituire una internazionale antimafia. Perché dire, fare le battaglie solo per la legalità a livello di cifre giovanili è giusto, è una fatica di Sisifo, è chiaro. E per fare una battaglia antimafia, partendo proprio dall'insegnamento di Gramsci, bisogna, come dire, sviluppare una guerra di posizione, ecco, che salvaguardi l'indipendenza della magistratura, che difende i consumatori e che faccia leva sulle contraddizioni del capitalismo globalizzato, come attesta la vittoria presidenziale di Obama. Mi permetta, esempio infelice. Si permetta, con la massima sincerità. Fu scritto, esatto, sì, a Parigi. C'è una verità, quello che con i finanziamenti. Ecco, così. Anche se poveraccio. Sì, vabbè, comunque. E così si può costruire il manifesto per l'intero. Che quel presidente di America. Voglio passare a dare alle conclusioni. Nel libro c'è un'interessante postefazione del giudice Ingroia, il quale, dopo aver parlato specialmente della mafia, dal controllo del territorio al controllo dei traffici internazionali, afferma, dice Ingroia, non è oziosa la domanda se questa componente ormai strutturale sia eliminabile se non con una profonda revisione sistematica della stessa organizzazione economica mondiale. Traggo le mie conclusioni. Si potrebbe essere esplicito dicendo si combatte la mafia combattendo ormai il modo di produzione capitalista. E quindi la conferenza che allora il Circolo Gramsci aveva fatto, mafia contro la mafia e il capitalismo, anche se, ripeto, vi sono delle specificità e delle peculiarità, in riferimento al fenomeno mafioso, per cui si fanno alleanze più larghe, ma il nucleo del problema è questo, cioè non si può eliminare la mafia se non cominciando a scardinare tutte queste regole, come dire, che favoriscono i traffici illeciti e favoriscono il dominio delle altre capitali.